L'anno scolastico e tutti abbiamo avuto il primo giorno di scuola e siamo venuti a scuola animati dalle migliori intenzioni. Poi è venuto anche il professore e gli abbiamo fatto una bella accoglienza che l'ha molto colpito. Tutti vogliamo molto bene al professor Francesco Ingrassini, che insegna italiano e latino. Ed è un insegnante bravissimo perché, invece di andare in bestia, è andato soltanto in cattedra e ha fatto l'appello. Attenzione all'appello! Albertini Alberto. Presente. Corsigino. Presente. Donati Pierino. Presente. Franchetti Franco. Franchetti Franco! Mi scusi, professore, non volevo disturbare. Finivo la sigaretta. E la viene a finire qui? Se permette, esco. E lo credo bene. Scusi. Silenzio! E allora è assente Franchetti Franco? Eh? Presente. Ma ancora lei? Si può sapere cosa vuole? Finisco la sigaretta. E non potrebbe finire altrove la sigaretta. Questa è una scuola. Lo so. Ma lei chi è? È un bidello e il padre di qualche ragazzo? Permette? Franchetti Franco. Piacere, professore Ingrassini. Piacere. Scusi, come ha detto? Franchetti Franco, presente. Ma lei quanti anni ha? 37. Però li compio a giugno. A 37 anni, a 47, a 57... Non è mai troppo tardi per imparare, cari colleghi. Io mi levo tanto di cappello a questo Franchetti che non esita, alla sua età, a ritornare sui banchi di scuola nel lodevole intento di conseguire la licenza media. Ma scusi, perché non fa come fanno tutti quelli della sua età? Perché non si prepara privatamente e si presenta agli esami? Perché ci vogliono i mezzi, professor Ingrassini, e Franchetti è povero. Perciò, avendone la facoltà, l'ho autorizzato a frequentare la scuola alla sua età. Franchetti è doppiamente meritevole, perché oltre a studiare, lavora per mantenere la sua famiglia. Come fa a lavorare se viene a scuola? Lavora di notte. Fa il guardiano notturno. Il mio compagno di banco è un guardiano notturno, che si chiama Franchetti Franco. È sposato, con un figlio che fa la quarta elementare, però è più grande, perché è ripetente. A me, Franchetti, mi è simpatico, perché mi ha promesso che un giorno mi porta a casa sua e mi fa conoscere tutta la sua famiglia. Sua moglie, suo figlio, e pure sua suocera e sua cognata, che abitano pure con lui. Pierino, ma sei impazzito? Perché, mamma? Scrivere queste sciocchezze, le tue solite bugie. Oltretutto è mancanza di rispetto per il tuo professore. Mamma... Oh, smettila, Pierino. Ma la verità! Ma che verità? Su, ricomincia da capo e fai il tema seriamente. E guarda che se lo dico a papà, ti mette in castigo e non vedrai la partita in televisione. Forza, arriva! Ma guarda tu quel cornuto che sbaglia a dare il tiro! Ma smettila! Ma... Oh! Disgraziato! Riaccendi! Papà, hai fatto il compito? Dopo, prima fammi vedere la partita. Ma su! Prima voglio leggere il tema sul compagno di banco. Ah, sì, il tema, faglielo vedere, sì. Me lo faccio vedere. Prendi il quaderno, vai. Una roba da matti con questi figli.
Il televisore non si riaccende. Ma guarda questo che ci vuol comandare. Io non lo so. Ecco il quaderno. Ecco, guardatelo, il mio guarda. Compagno di banco si chiama Pierino. L'ho incominciato, non appena finisce la partita lo finisco. Prima. Come prima? Se no finisce la partita. No, prima il dovere e poi il piacere. Ma allora in questa casa deve comandare lui. Io vi avevo avvisato. Se papà non fa i compiti non si vede la televisione. Ma noi che c'entriamo con tuo padre, è lui che fa scuola. Oh, dico, se non mi conoscessi ci avresti... vero? Per me, scusa. Ma no, non è che deve comandare lui. Va bene, non sarà giusto, ma intanto si fa quello che vuole lui. Glielo dica lei. Ma perché non vai a fare il tema in cucina? Ecco, e noi vediamo la partita. No, mi dovete aiutare, se no io non finisco nemmeno per i campionati mondiali di Monaco. Vabbè. Il tema è il mio compagno di banco, è difficile. Il mio compagno di banco si chiama Pierino. E va bene, e questo l'hai già scritto. E allora che volete da me? Io che ne so del mio compagno di banco, so solo che si chiama Pierino. E il cognome non te lo ricordi? Ma una cosa come... Cavallo, ma non è cavallo. Asini. Ma perché gli asini sono come i cavalli? No, asini voi che in quattro non sapete fare un tema. Ma io a questo l'ammazzo. Ma no, io gli stacco un'orecchia, sto figlio di... Figlio di I. Scusa. Ma lascialo perdere. Piuttosto cerchiamo di ricordarci il cognome e... Così gli telefoniamo e ci facciamo dire un po' di cosette, no? Ecco. Su, avanti, aiutatelo, pensate ai cavalli. Equini. Destrieri. No. Corsieri. Cavalieri. No. Fantini. No. Sella. No. Galoppo, galoppini. Sgalopine. E spezzatino. Ma che c'entra lo spezzatino con i cavalli? Zitte, mi sono ricordato. Donati. Ma si chiama Donati. E che c'entra Donati? C'entra. A caval Donati, non guardare in bocca. Il mio compagno di banco si chiama Franchetti Frank, è un ragazzino molto simpatico di 13 anni. Come tema è piuttosto scarsino, eh? D'altronde capisco che non potevi dire di più su un ragazzino della tua età che conosci solo da pochi giorni. Vedi, Pierino, che non c'era bisogno di inventare tutte quelle frottole. Un brutto tema si può sempre scusare, ma le bugie mai. Pronto? Pierino? Certo che è in casa. Chi lo desidera? Ma chi ti cerca? Qualche ragazzina, eh? Cosa? Sono la moglie del suo compagno di banco. Ah, sì? Ma cosa hai combinato? Scusi, aspetti un momento. Pierino, apri subito il quaderno e rileggimi il tema. Il mio compagno di banco si chiama Franchetti Frank, è un ragazzino molto simpatico di 13 anni come me e mi ha detto che da grande vuole fare il bugiardo. Sì, è anche un po' bugiardo. Tu sei un gran bugiardo, Pierino. Franchetti Franco è sposato e fa il guardiano notturno. Ma io l'avevo detto. E impara. E così il mio compagno di banco, per tutte le bugie che ha scritto, non ha potuto vedere il secondo tempo della partita e ha preso un sacco di schiaffi. Professore, io cambio posto. Donati, rimane dove sei, i posti li assegno io. E io questo qui non lo voglio come compagno di banco. Ma perché io che t'ho fatto? Silenzio! Se diti ancora una parola, metto una nota a tutte e due. Chiaro? Sempre per colpa tua. Vai! Professore, mi mena! Ma quando mai? Ma sei stato lui che mi ha dato un calcio! Via! Professore, ha ragione Donati! Ci dà sempre noia, ci picchia! Se ne approfitta perché noi siamo piccoli e lui è grande, sto vigliacco! Ma... Silenzio! Basta! Professore! Finitela! Non mi permetto! Ragazzi! Intervengo! Faccia basta, mi espello! Basta, ho detto! Pronto? Sì, è qui. Attenda. Speriamo bene. Signorina? Speriamo sì. Signorina Rossi? Che c'è? È per lei. Pronto, chi parla? Ah, ciao. Ma che dici? Ripeto la domanda. Chi mi ha risposto al telefono? Il professor Galli, l'insegnante di disegno della nostra scuola. Beh, è un collega, una correttissima persona. Sì, lo so, c'hai sempre la scusa pronta, tu. Siamo nella sala dei professori. C'è anche Don Ascanio, il reverendo. Come? Vuoi parlare con Don Ascanio? Don Ascanio, per piacere. Ragioniere carissimo, come va? Quando mangiamo questi confetti, eh? È un pochino geloso il suo fidanzato, eh?
Un vero Otello. Allora, il risultato sarà meno 3. Se in un'addizione si cambia l'ordine degli addendi, il prodotto non cambia. Per esempio, se io scrivo meno 7. Perelli, cos'è quel pezzo di carta? Questa è l'ora di matematica, non è quella di disegno. Ma bravo! Non l'ho fatto io, a me me l'hanno passato. E questa dovrei essere io? Ma no, signorina, non è lei. È la professoressa di storia. E tu come lo sai? Allora il disegno l'hai fatto tu? E chi sono, Leonardo? Sì, sì, è stato lui, l'ho visto io. Ma se sei stato tu? È stato lui. Non è vero, è stato lui. Sì, è stato lui. Che bello. Bravo, veramente bravo. Da te, caro Franchetti, una cosa simile non me l'aspettavo. Domani verrai a scuola accompagnato dai tuoi genitori. Ma non è possibile. Perché? Sono nato orfano. Beh, vieni accompagnato da chi ne fa le veci. Porterò il mio avvocato. Ma che avvocato? Chi ti sta vicino? Nessuno. Ma che dici? Glielo giuro sul mio onore. Un consanguineo, un familiare. Chi sono i tuoi familiari? Mia moglie. Tua moglie e poi? Mia suocera, mia cognata, mio figlio. Signor Preside, io credo che la suocera vada bene. Sì, sì, la suocera può andare, la suocera è come una seconda mamma. Grazie. Domani verrai a scuola accompagnato da tua suocera. E così sentiremo cosa ne pensa lei di questo tuo capolavoro. Sono innocente! Tutti così dite, tutti così. Scusi, ha visto uscire la signorina Rossi? No, ragioniere, la signorina Rossi non è passata. Ma le lezioni sono finite da mezz'ora. Forse sta ricevendo un genitore. E cosa vuole questo genitore? Sarà uno di quelli che chiedono notizie del figlio. Tuo figlio va a scuola, Franchetti? Sì, fa la quarta elementare. Sa, è più piccolo di me. Bene, sono sicura che tuo figlio non disegna la sua maestra nuda. Ma quando mai? È negato per il disegno, tale e quale suo padre. Tu sei negato per il disegno? Ma certo che sono negato, che mi metto a giottare? Allora? Allora questo non l'hai fatto tu. Ma quando mai, signorina professoressa? Ma perché ti sei preso la colpa? Me la sono presa, me l'hanno dato, me la danno sempre. E se fiato mi tirano calci negli stinchi, mi tirano le orecchie, mi danno pugni sul naso, questo mi chiamano spia. Franchetti, ma cosa fai? Non devi piangere, tu sei un uomo. Appunto, piango perché sono un uomo e non posso menare dei ragazzini. Ma su. Inconcepibile! Su, su, ora basta. Mi scusi, mi scusi. Va a casa e sta tranquillo, sì. Parlerò io col genitore. Grazie, grazie. Ti assicuro che gli parlerò. Signorina professoressa. Beh. Lei è una mamma, non mi scusi. Lei è una figlia, sì. Non mi scusi ancora. Lei è... È così. Buongiorno. Sta tranquillo. A domani. Arrivederci. Arrivederci. Tu non hai fatto la spia? No, te lo giuro. Allora facciamo pace. Sono contento di averti come compagno di banco. Però tu sei cattivello, eh? I grandi non sono tutti scemi. Ce n'è qualcuno che si salva. Lo vuoi capire, sì o no? Scusasse. Prego, ragioniere, prego. Mi sa dire come si chiama quel pecciotto coi capelli rossi? È il Pierino, Tomati. Ah. Quanto mi piace il dolce con la panna. Buono, eh? Vai tu. Pronto? Pronto a casa Donati. Sono io la signora. Mio figlio Pierino? Cosa ha fatto Pierino? Suo figlio, niente. È suo marito che deve lasciare in pace la mia fidanzata. Le ho viste con i miei occhi, sole in un'aula. E le mani le stava baciando. Ma che hai combinato questa volta, di? Io niente. No, niente, sentirai ora che dolce che ti arriva. È sicuro di quello che dice, sì? Sicurissimo sono. Grazie per avermi avvisata. Mascalzone.
Sì, stia tranquillo. Certo, provvederò. Io non ho fatto niente, non ho fatto niente. Ma chi era? Che volevano, di? Buono. Ma che succede? Ma sei impazzita, di? Ma è... Liberi. Seduli. Sunti. Ragazzi, fate bene attenzione. Chi sa tradurre questa frase, alzi la mano. Io. Franchetti, vieni tu. Ma io la mano non l'ho alzata. Appunto. Ma allora ce l'ha con me. Cosa hai detto? No, niente. Traduci. In che lingua? Franchetti, non fare lo spiritoso. Ma io non faccio lo spiritoso, dico seriamente. In che lingua? Davvero? Sì. Ma perché tu sai tradurre in una lingua differente dall'italiano? Certo. E quale sarebbe? Se permette, il turco. Cos'hai scritto? Signinaschi noschi due. E in italiano che significa? Mi dispiace, traduco solo in turco. Silenzio voi! Silenzio! Zitto tu! Franchetti, cancella quelle cretinerie e traduci. Sì, signore. Bravo. Adesso traduci. In italiano? In italiano. Ma non si potrebbe in russo, in cinese? No! In carioca? Vieni, ti aiuto io. Cerchiamo il soggetto. Lei cerchi sotto il tavolo, io vedo sotto i banchi. Posso chiedere cosa fai? Sto cercando il soggetto, l'avete visto? Silenzio! Il soggetto della frase. Ah, la frase. Vieni, vieni. Mi scusi. Leggi qua. Parentes. Eh? Parentes è il soggetto. Sì. Parentes. Sunt. Cos'è sunt? Sunt sono... sunt, sunt... aggettivo qualificativo... sum. Che? Sì, in più, insomma, assunti... Ma cosa stai dicendo? Assunti dopo quelli che c'erano. Insomma, io ho una famiglia numerosa, ogni tanto mi arriva un parente nuovo. Lo devo sistemare... Silenzio! Silenzio! Franchetti! Smettetela! Stai attento. Beati sunt illi parentes. Sono beati quei genitori. Quorum. Cos'è quorum? Quorum. Quorum. Cognome dei genitori. Dei quali? Il cognome dei quali? Bestia, asino! Quorum liberi, i figli dei quali. Sono beati quei genitori, i figli dei quali seduli sunt. Come sono? Sono seduti. Non sono seduti. Allora sono in piedi. Non sono in piedi. In mezza altezza, accartocciati, orizzontali, verticali, insomma ce l'hanno le sedie. Diligenti, diligenti, bestia. Sono beati quei genitori che non hanno un figlio come te. Mi dispiace. Sono beati quei genitori, i figli dei quali sono diligenti. Quorum è il genitivo plurale di qui, que, quod. Se non sai nemmeno qui, que, quod, ti mando a posto e ti metto zero. Allora lei mi sottovaluta. Come io non so chi è qui, que, quod. Ah, lo sai. Certo che lo so. E non perdiamo tempo. Qui, que, quod sono i nipoti di Paverino. Sì, non letto io, vuole che vada a comprare il fumetto. In inglese non va affatto meglio che in latino e in italiano, caro collega. Ma in matematica va peggio. E in disegno una vera frana. Con tutto ciò sono del parere di chiudere un occhio, dal momento che Franchetti fa il guardiano notturno e la licenza media gli serve per entrare nei metronotte. E non è necessario, mi pare, che un metronotte sappia l'inglese, il latino e la matematica. Siamo tutti d'accordo? Io direi di sì. E io dico di no. Mi dispiace contraddire i miei cari colleghi, ma le mie materie dovrà saperle. È una questione di principio. Io non ho mai dato un 6 a nessuno che non lo meritasse. Ma dato il caso particolare... Mi lasci finire. Io non regalerò la promozione a Franchetti, ma farò di più.
lo metterò in condizione di meritarsela. Sì. Oh, signore, scusi, non l'avevo riconosciuta. Vuole parlare con suo marito. Un momento, glielo chiamo subito. Righetto, chiamo il professore, fa piacere, va. Professore, al telefono, c'è vostra moglie. Come dicevo, cara signora, è una questione di principio. Io non promuovo nessuno con lo scappellotto. Perciò da domani verrò ogni giorno qui e gli farò il doposcuola. Ah, scusi, l'ha già detto a mio genero? Professore. E come diceva? L'ha già detto a mio genero? Eh no, signora. Le belle notizie bisogna darle a tempo e luogo. Franco, indovina chi c'è. Ma chi parla? No, no, signora, sono io, Ferdi. Il suo marito sta facendo lezione. Ha detto che la chiami durante l'intervallo. Prego. L'esperimento è riuscito. Come avete visto, nessun campanello ha suonato. Ed ora faremo l'operazione all'inverso. Attenzione! Là! Hai capito? Tu mi sai dire che differenza passa tra il trombone e il campanello? Io non saprei. Cretino! Tra il trombone e il campanello non passa nessuna differenza. Il trombone non suona se non lo fai suonare, e il campanello lo stesso. Quindi, se non suona nessun campanello, l'operazione è riuscita. Provaci tu. Mano. Non così dura, morbida, alla Rubinstein. Con dolcezza, vai. Adagio. Introduzione. Estrazione e traduzione al più vicino commissariato, deficiente! Ecco quello che sei! Che cos'è questo? Pare un portafoglio. È un portafoglio, somaro! E tu l'hai estratto come se fosse un blocco di marmo! Ci manca che usi solo la dinamite! Senti, io con coscienza ti devo dire tutta la verità. Il borseggio non è cosa per te. Ci sono tanti mestieri disonesti a questo mondo, quindi trovati un'altra specialità. E a me piace proprio il borseggio. Il borseggio no. E statemi a sentire anche voi. Il discorso vale per tutti quanti. A scuola non si viene solamente per imparare, ma per capire, con l'aiuto del vostro insegnante, quali sono le vostre vere attitudini. Uno non può riuscire nel borseggio, ma può riuscire nello scippo, nel furto con scasso. Scusi, professore, io secondo lei per che cosa sarei portato? Beh, secondo me tu sei portato per fare il poliziotto. Se ne avvantaggerebbero i ladri. Vieni tu. Io? Sì, tu, cecato, vieni, vieni. Voglio sperare che tu abbia capito, eh? Ho capito. Ora io vado a rimettere il portafoglio in tasca. E tu non mi devi far sentire suonare nessun campanello. Va bene. Sei pronto? Eh? Ti devi concentrare. Hai capito? Non mi deve far sentire nessun campanello. D'accordo. Stiracchia le falangi. Morbidezza. Concentrati. Ed ora, introduzione. Con destrezza, adagio, senza rumore. Ammazza che occhio. Ridete, che sono riuscito! Non ha suonato neanche un campanello! Assassino del borseggio! Ma come potevi riuscire? Il mio portafoglio! Vattene via, c'è andato, vattene! Vieni qua, vieni qua. Sono d'ammazzo! Ragazzi, l'ora del borseggio è finito. 5 minuti di pausa. Su, andiamo! Professore, professore, posso? Che c'è? Vai, vai! Ha telefonato la sua metè. Eh? La metè.
La mia metè? Sua moglie ha telefonato, ha detto che ci vuole parlare. Ah, ha telefonato sì. Mia moglie, ora vado. Tu intanto prepara la cassaforte, che dopo faremo lezione di furto con scasso. Quello che ti fa, latino italiano, Ingrassini, bravo. No, no, se n'è andato, ma torna. E quando torna, domani? No, no, tutti i giorni, tutti i pomeriggi. I pomeriggi? Ma io ho da fare, devo dare lezioni. Vabbè, ci penso io. Roba da matti, tutto a me deve capitare. E che volevo tua moglie? Era il mio professore di italiano e di latino. Mi viene a dare ripetizione a casa, a me. Come faccio a sistemare gli orari? Come faccio? Come devo fare? Come ma devo dico, fare? A te come ti è venuta st'idea di tornare a scuola? Come ti è venuta? Mi è venuta così. Io capisco la licenza media se tu fossi un cretino, ma sei un professionista affermato, abilitato all'insegnamento. Dico, ma che te ne fai di quel pezzo di carta? Di quel pezzo di carta niente. E di questo che me ne faccio qualcosa. A care? Arighes, mamma. Voglio a te. Mamma, mamma! Qualche volta lo licenzio. Su. Vedi? È la pianta della scuola. Vedi, corridoi, ingresso, le aule, c'è tutto. Ma una pianta di solito serve per fare un colpo. A scuola, un colpo a scuola. Occhio, occhio, stai ben attento. Occhio. Viale Manzoni, angolo via Leopardi. Via Paparini, via... Mi fai sorridere. La gioielleria sta nello stesso palazzo. No, capito, insomma è facile, basta fare un buco e dalla scuola si entra nella gioielleria. Non solo, e dalla strada nessuno si accorge niente. Ma ci hai pensato ai segnali d'allarme? Sì, sì. Bisogna staccare la corrente. Ancora non ho trovato la cabina. Sono in fase di studio. E qui, Franchetti? Franchetti, ma dove ti hai rincacciato? Cammina, vai. Beh, io... C'è il signor preside che ti sta aspettando. In classe nostra? Sì, con il commissario. Come? Con il commissario. Ah, sì, devo andare un momento. Ah, Franco. No, no, devo andare. Vieni qua. Mi aspettano. Cammina, non fare il birichino. Oh, cammina. Ma io dico... E ricordati che la scuola bisogna prenderla sul serio. Ma io devo andare dalla callista. Cammina. 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 E spero proprio di riuscire a ragazzo che va. Vieni, vieni, Franchetti. Questo è l'alunno di cui le ho parlato, signor commissario. Un po' grandicello, come vede. Signor commissario, mi dispiace deluderla, ma sul conto del sottoscritto non c'è niente da dire. Troppo modesto. E anche incensurato. Si può informare anche in questura. Cosa c'entra la questura? Scusi, lei non è un commissario. L'alunno Franchetti è un tipo ameno. È commissario del provveditorato agli studi. Ah, spieghiamoci. Io ogni volta che sento commissario, sai, in Italia purtroppo uno più è onesto, più devi avere paura. Ho detto al signor commissario che tu andresti additato come esempio a tutti gli studenti italiani. Certo, sì. Ed io sono felicissimo di stringere la mano ad un uomo che a questa età ritorna a scuola. Grazie. E che soprattutto otterrà la promozione senza rubare niente a nessuno, vero Franchetti? Se lo dice lei. Il professor Ingrassini è quello che ha preso a cuore il suo caso più di tutti. Ah, sì. E più di tutti ne traggo soddisfazione. Sì, perché gli elementi come Franchetti dimostrano che non è inutile la nostra opera di educatori. Bravo, permette. Signor commissario, signor presidente, fate con comodo, io intanto sbrigo alcune cose mie, eh? Ciao a tutti. Rosa, rose, rose, rosam, rosa... Rosa. Plurale. Rose, rosarum, roses, rosas, rose, roses. Amico. Amicus. Amici, amico, amicum. Amico. Telefono. Telefonum, telefonom, telefonam. No, il telefono sta suonando. Ah già, mi scusi professore, ero distratto. Pronto? Con chi parlo? Ma che fai? Perché non vieni? Avevi detto alle 7, qua stanno tutti gli allievi che ti aspettano. Le 7? Ah già, sono le 7. Come passa il tempo?
Sì, sono proprio le 7. Non si fa a tempo a venire che già è l'ora di andarsene. L'accompagno, professore. Dove? Alla porta. No, siediti, Franchetti. Siccome oggi abbiamo iniziato un po' tardi, faremo qualche oretta in più. È contento? Sì, ma lei avrà degli impegni. Ho l'impegno di fare di te il primo della classe. Dove eravamo rimasti? Al telefono. Al telefono? No, con i sostantivi. Eh? All'amico. Amicus amici. Fammi la traduzione dagli amici. Dagli amici mi guardi Dio. Dai nemici mi guardo io. Che roba è? Torquato Tasso. Ah, Torquato... Franchetti, che c'entra il Tasso? Alessandro Magno. Ma chi è Alessandro Magno, Franchetti? Che c'entra? Scipione della Fragana. Ma no, ecco, il Tasso. È il marito della Tassa. Ma no, il Tasso. Gigolo, attention, s'il vous plaît. Attenzione. Attenzione a quello che dico. Non voglio dire delle parolacce che potrei anche offendervi. Dovete stare attenti. Noi abbiamo qui a disposizione una cassa forte. Una cassaforte vecchio tipo che noi dobbiamo riuscire ad aprire. Giusto. Oh, per aprire una cassaforte cosa ci vuole? La fiamma ossidrica. No. Cosa ci vuole? Il trepano. No. Per aprire una cassaforte. Il plastico. No. Beh, la dinamite. No. No. La bomba. No. Il click. No. Nitroglicerina. No. 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 Per aprire la cassaforte ci vuole la chiave! Ecco perché! Perché voi non avete fantasia! Chiave, che la chiave! La chiave! Perché aprire la cassaforte è una cosa, scassinare la cassaforte è un'altra cosa! Mi sono spiegato! Attenzione! Lo scassinatore, per scassinare, si serve di qualche aggeggio. E secondo voi, di che cosa si serve lo scassinatore per una cassaforte? Della chiave. Questa è per aprirla, ma per scassinarla di che cosa si serve? Del grigio. Ah, del grigio. Del grigio. Gri, 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 sì, del grigio giallo. Del grigio. Gri. Del grigio. Gri. Sì, della pistola. Del grigio. Maldello. Che avevo qua, sulla punta della lingua, qua. Però... per usare il grimaldello, lo scassinatore deve avere tre cose. Sensibilità, orecchio fino e conoscenza. Se no non l'apre. Perché deve sentire il click, click. Io adesso vi dimostro come si apre la cassaforte con le chiavi. Non è difficile. Io? Apri la cassaforte. Sì. Con le chiavi non è difficile. Ecco. Fate attenzione. Apri. Avete visto com'è stato facile aprire la cassaforte con la chiave? Ma lo scassinatore questo non lo fa, perché la chiave non ce l'ha. Ora facciamo per un'ipotesi che io sono un gioielliere e sto mettendo dentro la mia cassaforte il mio gioiello più prezioso. Ma dall'altra parte lo scassinatore che guarda dalla finestra di fronte mi sta spiando. Chi vuole fare il gioiello? Io, professore. Benissimo. Io vado a prendere il mio gioiello e lo vado a chiudere dentro la cassaforte. Grazie, molto onorato. Ecco qua, guardate, chiudo, ecco. Avete visto? A questo punto lo scassinatore, non appena vede che io vado via, cosa fa? Entra, apre la cassaforte, prende il gioiello e se ne va. Chi è che ha visto dalla finestra? Io, professore. Bravissimo, provaci tu. Subito, professore. Lo stetoscopio, il grimaldello... Su, e non sbagliare. Attenzione. Cosa senti? Professore, respira. E per forza, c'è il capoccione dentro. Vai. Professore, fa cri cri. Ma che cri cri? Deve fare cri cri. Ci sarà un errore di grammatica. E vai. Professore, tossisce. Ma è impossibile. Professore, bisogna aprire. Che c'è? Che c'è? L'aria. Ci manca l'aria. Per forza gli manca l'aria. Le chiavi, dove sono? La chiave, indossa. Le chiavi. Io ce l'ho. Manco io. Le chiavi, chi ce l'ha? Ma lei è sempre avuto. Le chiavi ce l'ho in tasca io. Disgraziato, le chiavi dentro. Ora come faccio ad aprire la cassaforte, assassino? Posso provare io? Mo' provo io col martello e lo scarpello. Ma che mi vuoi rompere? Ma questo muore qui dentro. Che muore qua? Professore, cosa facciamo? E vado a chiamare uno scassinatore. Uno scassinatore? Rumpo, rumpes, rupi, rumpetum, rumpere.
Io ho rotto. Lo so. Se lo sai, dillo. Non lo so. Allora perché dici lo so? Lo sapevo. E invece non lo sapevi. Io ho rotto, si traduce rupi. E se io rompessi? E se rompesse di meno? Cosa stai dicendo? Libera traduzione del rompimento. Ma... permesso? Un caffè, professore? Oh, grazie. Ma dico io, come ti sei vestita? Ti pare il modo di stare in casa? Ma io non sto in casa, sono vestita così perché sto uscendo. Ah, ma... lei, professore, ha la macchina? Professore, professore! Professore! Uè, professore, sveglia! Sta parlando con me! Mi scusi, e diceva... Ho chiesto se ha la macchina. Eh sì, è una modesta utilitaria. Mi dà un passaggio? Ma con piacere. Si figuri. E solo che noi qui ne avremo ancora per un paio d'orette. Eh sì, ha ragione il professore. Ne abbiamo per 2 ore. Allora, professore, andiamo? Vengo subito. Io vado, tu intanto ripassa i verbi. Dopo io te li sento. Sì, domani. Ma che domani? Subito, io vado e torno. Ma in città ci sono gli ingorghi. Non ti preoccupare degli ingorghi, studia, studia. Pronto? Sì, se n'è andato. Tra un minuto sarò lì. No, tu resti qui e studi i verbi come ti ha detto il professore. E tu che ne sai? Ho sentito. Mamma, di che ti impicci, eh? Perché, ti aspettano gli amici? Eh sì, mi aspettano gli amici. Per giocare alle carte. Alle carte? Ma tu che carte vai cercando? Invece di ripassare i verbi. Senti, mettiamoci d'accordo una volta e per sempre. Io sono tuo padre, faccio quello che mi pare, lo vuoi capire? E io dico al professore che eri d'accordo con la zia che si è messa apposta la minigonna. Ma dico, io ti rendi conto che sono più grande di te? Che cos'è questa storia? Ho sentito la mamma che lo diceva la nonna. Brave! E voi vi mettete a parlare davanti a sto spione? Ma chi ti ha insegnato ad ascoltare dietro le porte? Chi ascoltava? Io guardavo la zia che si stava cambiando. Che? Su, dicione che non sei altro. Ma chi ti ha insegnato queste cose? Tu! Io? Tu gli hai insegnato a guardare dietro le porte. Ma tu credi a questa cosa? Ma che razza di educazione gli dai? A mio figlio! Sì, ah, a mio figlio. Tuo figlio! Allora cornuto sono, ah. Tuo figlio! Ma che so, sti stringi? Che succede? E papà, che trova tutte le scuse per non studiare. Oh, sempre con sta scuola. E mamme sfasciano pure la casa. Aprite bene le orecchie, ragazzi. Come disse Napoleone alla Baiadera, lesti con lo scippo, se no si va in galera. Lo scippo è una cosa seria, ragazzi. Vedete quel fantoccio? Non è un fantoccio. È un uomo che porta le buste paghe agli operai. E voi gli dovete scippare la borsa. Ah, vero? Quindi è una questione di ritmo, di tempi. E non bisogna sbagliare. Mi sono spiegato. No. E ora via. Professore, casco. E se casca te ne vai all'ospedale? No, che il casco mi va stretto. E per forza c'hai un testone così. Vai. Vai. La meno. Dagli la mano. Cioè, dagli la mano. Ma come fai? Vai. Sì. Non perdete tempo. Ma già guido io perché non guido. Sì, guida tu, è meglio. Guido io, ecco. Ecco, bravo. Vai. Sento, che mo, sento. Vai, di corsa. Pronti, partite. Ecco. Svento a prendere la borsa. Non dubitere. Oh! Assassini delle motociclette! Sotto voi due, su! Liberate la pista! Forza! Bravissimi! Hai presente i selvaggi marescià? Quelli dei film americani. Hanno invaso tutti i campi miei. Quelli so, dei grossi fide della mignotta, marescià. Disgraziati, deficienti, cretini. Ma che credete che io ho tempo da perdere con voi? Ma io non c'entro, io sono... Voi non siete degni di appartenere alla mia banda. Io sono innocente come un angioletto. La colpa è di quello lì per via di quel colpo. Casco. Io a questo gli rompo la faccia. Casco, mi va stretto, professore. Ah, con questo testone. E tu non mi guardare. Professore, ce l'ha bene merita. Cercate di far scomparire tutte le tracce. Presto, fate scomparire il fantoccio. Via, fate gli indifferenti, ma non quelli di Antonioni. Su, andiamo. Via, pronti, signori, si batte. Zitti, fate finta di niente, ci penso io al maresciallo.
Maresciallo carissimo! Oh, seguimi, maresciallo, come andiamo? Stiamo facendo una lezione di motocross. Ma dico, giovanotto, cosa mi vuol dare ad intendere? Vedrà che i campioni verranno fuori di qua, sa? Sì. Vidi Paris Tristano e più di mille ombre mostrommi e nominolli a dito, che amor di nostra vita di partille. Ma cosa fa oggi suo cognato? Ah, come sono belli questi versi letti da lei. Legga ancora, professore. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito. Poscia, professore. Se il professore ha detto coscia, vuol dire che è coscia. Ma no, poscia. Io ho detto poscia. Ha detto coscia, ha sentito pure la zia. Ebbene, coscia o poscia, che differenza fa? La coscia gliela fai vedere tu. Basta, Pippo, vai a fare il compito. E io il compito sto facendo. Ma... Pronto? Ciao, papà. Da mo che è arrivato. Che fa? Sta guardando le cosce della zia. Pippo! Franco, ma che fai? Il professore ti sta aspettando. Ti ho detto che non mi posso muovere, te l'ho detto 100 volte. Sono con il maresciallo. Se devo andare in un posto, non so come mi finisce. Che bravi, maresciallo! Che ne dici? Treni così, deve farli allenare, se vuole cavarne dei campioni. Forza, ragazzi, buttatevi, senza paura! Fegato! La vittoria è ancora più bella. Avanti! Guardi! Maresciallo, che ragazzi in gamba! Forza, ragazzi! Signor maresciallo, che ne dici? Se si allenano per un mese così, li assumo tutti nel corpo. Andiamo più là. Sono bravissimi, non c'è niente da dire. Mi guardi questi ragazzi. Bravi. Fegato! Non è da siete. Fegato! No, adesso ma qui... non è pericoloso qui che c'è il fango? No, ma che nel fango si vede l'abilità del motocross. Nel fango! Forza, ragazzi! Un po' di fango. Il maresciallo ci ha rovinati tutti con sto motocross. Ci ha rovinati l'eclissi motociclistica. Spezzetti, sento. Schifo. Professor, la chepa. Tu con questo chesco. No, l'emicrania in chepa. E qui siamo chesche di cocche. Maresciallo disgraziato. Signor Preside, i professori sono usciti tutti. Posso chiudere? Sì, Baldelli, puoi chiudere tutto e andare a casa. Va bene, signor Preside. Buonasera. Ciao. E le chiavi? Che fine hanno fatto? Ma dove le ho messe? Meno male che non ha chiuso. Ho dimenticato un libro in aula. Non riesco a trovare le chiavi. Ma Giulio,
Allora, hai trovato questo libro? Posso vederlo? Adesso esageri, la gelosia posso anche capirla, ma quando è troppo è troppo. Non tengo nascoste lettere d'amore tra le pagine dei miei libri. In questo no. Né in questo né in altri. E meno male che non hai pensato che avessi un appuntamento in quest'aula. Davanti, guarda. Guarda sotto i banchi, dentro l'armadio, sotto la cattedra. Voglio che guardi sotto la cattedra. Basta, mi sono proprio stufata. Evi, Evi, non c'è bisogno che te la pigli tanto. Aspettami, Evi. Oddio, ho dimenticato la borsetta in aula. Prima il libro, ora la borsetta. Ma si può sapere che cosa tiene in testa? Sei tu che mi fai confondere. Ce vado io. Io ti aspetto in macchina. Ah! Uè! Ah, allora lei Giulia, è c'era! A Paris! Ma come si permette? Ma che cosa vuole? Ma io non la conosco! Ma perché ce l'ha con me? Ma questa ne vuole fare! Io a lei l'ammazzo, l'ammazzo! Ma la vuole fare? Io l'ammazzo, capito? Lei deve lasciare in pace la mia ragazza, se non l'ammazzo! Ma che vuole? Tanto è vero, Dio l'ammazzo! Ma guardi che c'è un equivoco! Mamma mia! Se fermasse lei, ma... se fermasse, se l'ammazzo! Occupato! Resti pure lì, tanto non mi scappa! A me sì! So dove trovarla, so tutto di lei, tutto, capito? Egregio signor Donati, lei è il signor Oreste Donati, vero? E ha un figlio che frequenta questa scuola. Pierino. Pierino, precisamente. E abita in via Rossini 40. Se ricordi, questa sera verrò a trovarla. Ma chi? Ragioniere, la signorina l'aspetta in macchina. Io ammazzo la garattia, capito? Ammazzo, come? Questi siciliani. E mi dicete pure di guardare sotto la cattedra. Tu a me certe cose non me le deve fare, svergognatissima! Qui c'è la gioielleria. La gioielleria si trova a destra, guardando la statua a sinistra. A S G S. Così il piano è perfetto. Che mente! Leonardo, chi fosti? Nessuno. Ed ora, se permette, vorrei mostrarle queste magnifiche spille. Sono dei gioielli veramente eccezionali. Tu che ne dici, cara? Davvero molto bella, la preferisco. È uno splendido anello di fidanzamento. Io non ci penserei due volte. Neanch'io, se non si dovesse decidere in due. Allora lo prende? Purtroppo no, ancora non mi sono dichiarato. E che cosa aspetta, scusi? Sono un timido. Questa luce, accidenti. Oddio, è sparito l'anello. Signore, un momento, prego. Sono il professore Francesco Ingrassini, insegnante di italiano e latino, e non ho altro da dire. Io invece ho da dire che il professore era entrato con la scusa di vedere degli anelli. Poi è mancata la luce ed è sparito un solitario del valore di 2 milioni. Naturalmente mi riservo di dare querela a questo signore. Io intanto la denuncio. Lei non può... Calma, signori, calma. Mi dispiace, ma deve effettuare una perquisizione. Perquisite lui. Le dispiace accomodarsi fuori? Calunniatore. Ladro. Per favore, vuol vuotare le tasche? Prego. Una pura formalità, professore. Ah, ma si figuri. Grazie. Certo. 4 gettoni, 135 lire in monete, un pettine, un portachiavi... E non c'è altro. Un portafoglio.
Che c'è, Gattuso? Qualcosa non va? Dai qua, fammi vedere. Permette? E questa non è un brillante? La sua fidanzata, per caso? Appunto. Dunque, riepiloghiamo. Lei era entrato nel negozio per vedere degli anelli. Sì. Per vedere o anche per acquistare? Vedere e acquistare in un secondo tempo. Con la sua fidanzata? Quando lo sarà? Non lo è ancora. Ah. E la fotografia? Beh, la fotografia non me l'ha data. L'ho presa da un portaritratti, sa, quando si è innamorati. Sì, sì, so, capisco. Dunque, lei ha sfilato dal portaritratti questa fotografia. Sì. Un furto, professore. Beh, un furto. Si comincia con una fotografia e si finisce con un anello di brillanti. Ma qui non c'è nessun anello di brillanti. D'accordo, si calmi, si calmi, si calmi. Per gentilezza, se lavasse il cappotto. Come ha detto? Oh, una pura formalità. Ah, ma si figuri. Certo. Per favore, pure la giacca. Una pura formalità. Si figuri. Pantaloni. Eh? Una pura formalità. Ma si figuri. Professore, non le dispiacerebbe anche... Ancora? Appunto. È una pura formalità. Commissario, non è che leggo la scusa della pura formalità. Buonasera, professore. De nuovo ci scusi, eh? Di nuovo, prego. Io l'ho riconosciuta subito. Bruna la svelta, la cognata di Franco Franchetti, detto il professore. E quest'altro professore è fidanzato con Bruna. Prima lo ammette, poi quando si accorge che la conosciamo, nega. Dottore, a me questa cosa mi puzza. E noi lo terremo d'occhio. Ecco qua. La chiave è pronta. La cabina l'hai trovata, il piano l'hai studiato e mi pare buono. Che ti manca? Un alibi. Mi manca un alibi di ferro. Io la notte di sabato la devo passare in compagnia. Mica è difficile. Sì, ma con un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Ah, questo è più difficile. No, forse no. Ce l'ho la persona. Il professor Ingrassini, lo specchio dell'onestà. Sì. Ligio. No, Ligio, scherza con i fanti, ma non toccare i santi. Ligio, tu, un uomo tutto d'un pezzo. Sì, sì. E tutti i pomeriggi va a fare una visita in casa dei Franchetti, dove si trattiene 3 o 4 ore. Con la fidanzata? C'è anche il professore, di solito. Sai che ti dico? Secondo me questi due professori si sono messi insieme per preparare qualche colpo. Però il professor Ingrassini è un professore vero. Un vero insegnante. E che cosa significa? Bruna. Lei è la prima donna della mia vita. La prima e l'ultima. Ho paura, professore. Se dovesse capitare qui Franco, lei forse non conosce la gelosia dei siciliani. Ma Franco è solo suo cognato. Sì, ma suo fratello è il mio fidanzato. Ma... allora lei non è libera. Ma che libera, schiava, professore. Sono costretta a sposare un uomo che odio. Sa, un matrimonio combinato dalle famiglie. Nel 71 ancora devono succedere queste cose, prego. È una storia lunghissima. Racconti. Impossibile qui, ho troppa paura. Lei è libero sabato sera? Per lei sono sempre libero, sabato, mercoledì, quando vuole. Franco sabato sera parte, perciò non andrà alla villa. Che villa? Come? Non sa che fa il guardiano notturno. È guardiano notturno di una villa isolata in campagna. Io l'aspetterò lì. E dove si trova? Al 20° chilometro sulla Cassia. Io sarò lì ad attenderla alle 11 precise. Io alle 9.35. Ti amo. Ma professore, si comporti. Scusa. Che tipo. Bruna. Una bella notizia, generale. Forse le ho trovato un inquilino per la casaccia. Non gli ha mica detto da quanto tempo è sfitta, eh? No, non se n'è parlato. In fotografia gli è piaciuta. Gli ho lasciato fotografia e chiave. Sa, mi ha chiesto la chiave per andarla a vedere quando avrà tempo. Ecco fatto. E ora statemi a sentire. Chi se la sente di dare gli esami, salzi in piedi. Bravi! Mi avete commosso! Uomini come voi nascono e muoiono una volta sola!
E se tutto andrà bene, sarete tutti quanti promossi. E se va male, ci rivedremo a ottobre? No, al processo. Professore, non sarebbe meglio che lei incidesse una meno? Ma certo che ve la do. Vi metterò uno dei migliori avvocati. No, volevo dire una meno a fare il colpo. La sua presenza è importante. No, non è possibile. Allora che esame è? Scusate. Io vi ho preparato il piano. Ho scritto la musica. Ma a suonarla ci dovete pensare voi. Sì, va bene, professore. Ma ci vuole sempre un buon direttore d'orchestra, eh? Giusto. Ma a questo ci penserà il vostro collega Ferdi. Grazie, professore. Non ve ne pentirete. Lui è un ripetente. Quindi farà le mie veci. Io invece farò come la Marianna. Cosa ha fatto? Lei è andata in campagna. No. La Marianna va in campagna quando il sole tramonterà. Ecco il mio alibi. Il mio alibi di ferro. Che notte. Eccolo. È permesso? Bruna. Bruna. Brunetta. Cucù. Cucù. Mi sono permesso. Franchetti! Professore Ingrassini, che sorpresa! Che sorpresa! Me lo immagino. E immagino anche che ti domanderai. No, no, no. Come no? No. Non ti chiedi come mai io mi sono. Lo so. Lo sai? Lo indovino. Lei si è trovato a passare da queste parti, ha visto la villa e si è detto: in questa villa ci lavora Franchetti come guardia notturna. Bravo! Ho detto proprio così e ho aggiunto: adesso vado a fare una visita a quel bravo alunno. E mi ha portato le rose. E ti ho portato. Che rose? E che sono? Cetrioli. Ah, sì, e sono rose. E sono mie. Me le hanno regalate in occasione di. Ah, ma c'è il telefono! Sì, lo inventò un certo Meucci. Bravo Franchetti. Posso? Prego. S'accomodi. Scusami, ti dispiace, si tratta di una cosa riservata. Prego, io intanto vado a fare il solito giro di ispezione. Mi consenta. Vai, vai. Vado. E se ha bisogno chiami. Sì. Sono disperata, professore. Franco ha rimandato la partenza e io non ho potuto avvertirla prima, purtroppo. Digli che non faccia capire il motivo della sua presenza. Senta, e poi non gli faccia capire la vera ragione della sua presenza. Digli che Franco è un tipo sospettosissimo. Perché, vede, mio cognato è un tipo sospettosissimo e potrebbe accorgersi di tutto. Mi raccomando, stia attento. In quanto ad astuzia, non temere, so il fatto mio. Scusami se interrompo, sta salendo. Oh, bene, 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 bene. Sono contento di essere capitato qui per caso. Ne approfitteremo per fare un ripasso. Eh no, per il ripasso le consiglierei di ripassare. Sai, io qui faccio la guardia notturna. Devo fare il mio dovere, sono pagato. Hai ragione, Franchetti. Me ne vado. Sì. Vuol dire che ripasseremo quando ripasserò un'altra volta. L'accompagno. Oh, grazie. Prego, dopo di lei. Scendo. Prego, professore, buonanotte. Ci
ci rivedremo lunedì a scuola. Arrivederci, mio caro. Che c'è, professore? È successo qualcosa? Ma, dica. Non so. Accidenti! Ho bucato una gomma. Ce l'ha le ruote di ricambio? Le ruote? La ruota, sì che ce l'ho. Non ha detto che c'ha due ruote bucate? No, ho detto una. Ah, è sempre meglio vedere, non si sa mai. Ora vedo, ora vedo. Questa deve essere sicuramente bucata. Non è bucata. Come mai? Ma... boh. Questa sicuro, neanche questo. Ma se l'ho bucata io? Ma non ci capisco. Forse quest'altra. No, niente, neanche questa. Questa sì, solo una ruota. Eppure avrei giurato che erano due le ruote bucate. Sì, e tu che ne sai? Io niente, ma avevo capito male. Bene, aiutami a cambiarla. Dove? Qui? E dove vorresti andare? Non lo so, siamo di notte, poi tutto dal buio, ci sono i pini. Ma cosa c'entrano i pini? I pini sono solitari, a me la solitudine mi dà fastidio. Sì, effettivamente la solitudine di questa campagna sa di cimitero. Mamma mia, io dovrei cambiare una gomma nel cimitero. Non scherzare, Franchetti, non pretenderai che passi tutta la notte in questa villa. Ma perché io non ce le passo tutte le notti in questa villa? Ma che c'entra? Tu sei il guardiano, io sono qui per caso. Ah, già, per caso. Tieni il click, incomincia a lavorare. Mi scusi, professore, ci deve essere un vampiro. Ma che vampiro? È una civetta. Vieni fuori, vampiro! Franchetti. Vieni fuori, vampiro! Franchetti, è una civetta. Sicuro. Piero, Piero. Primo, non inciambere. Secondo, trovare l'interruttore. Terzo, dove sta l'interruttore? Dunque, secondo i piani prestabiliti, l'interruttore dovrebbe essere presso a poco a nord-est, di fronte a noi. Ecco, puntate le torciole. Inquadretto. Quarto, accensione dell'interruttore. Voilà. Un accendere. Ma che sta sciabordì? Silenzio! Il corridoio è cieco, non si vede niente alla finestra. Gli è sicuro. Porca puttana, è scritto tutto qua dalla A alla Z. Ma che scherziamo, il professore non si sbaglia mai. Dai, avanti, leggi. Calma, non gridare. Dai. Dunque, la parete da forare è in fondo al corridoio. Là. Proseguite quatti quatti. Ecco qua, questa è la statua. O chi è questo brutto muro? Dunque, qua è già scritto. ASGS. AS. Che vuol dire? AS è a sinistra. Già, questo è giusto. È GS. È GS, semplice. Guardando statua. A sinistra, guardando statua. Che c'entra, ignorante? ASGS è a sinistra, guardando sinistra. È giusto. 3PP. 3PP. Ah, tre pezzi. Tre pezzi. Uno, due, tre. Alto lei, buco qui. Professore, tra un minuto è tutto fatto. Bravo, bravo. Ecco fatto. Uè? Che c'è? E che è questa storia? Uè? Pure questo. Ma... Le gomme sono tutte e quattro bucate. Tutte e quattro bucate? Sì. Chi è stato? Io non sono stato. Non ho detto che sei stato tu. Comunque non sono stato nemmeno io. Sì, lo so. Qui intorno non c'è nessun altro. Appunto. Quindi calma e soprattutto sì. Ragioniamo. No. Io non ragiono, scappo. Sì, il vampiro. Il vampiro è un pipistrello. No, il vampiro. Franchetti. Il vampiro. Il pipistrello. Vergogna. Vergogna per un pipistrello. Professore, dove va? Qualcuno ha spento la luce. Non dire sciocchezze, è andata via la corrente. Ecco, hai visto che è tornata? Già, vai. Prego, dopo di lei.
Dove va, professore? Penso a chiamare un taxi. Se n'è andato un'altra volta. Per le scale c'è. E di solito quando va via la luce va via dappertutto. Eh già, ma qui se n'è andata. È ritornata. Uè! Uè, uè! Cosa c'è? Quel quadro era lì! E invece ora si trova là. E chi è stata a scambiare il quadro? Sei sicuro? Ma certo che sono sicuro, professore, era lì. Ma non scherziamo! Professore, professore, che c'è? Di là se n'è andata la luce. Ma allora ci deve essere qualcuno che si diverte a accendere e spegnere. E qualcuno chi? Chi è? Chi è? Calma, telefona. All'Elena. Ma no, fai il numero, chiamo un taxi. Un taxi, ma taxi, non mi lasci taxi. Solo. Non mi lasci solo, non se ne vada. Non se ne vada. Professore, qui esce sempre il 90. Che devo fare? Devi chiamare un taxi. Ma il dito mio va sempre sul 9 e sullo 0. La paura fa 90. Dammi quel telefono. Risponde. No, è sempre occupato. Non è possibile. Eh? Non è possibile. Come no? Se fa tu. Ma come può fare tu se sei la spina è staccata? Ma cosa guardi? Stai dicendo? Su suona. Lo sento. Professore, risponda. Mi dispiace, ma io non rispondo a un telefono senza fumo. Ma allora, Marconi... Che c'entra? Era tutta un'altra cosa. Continua a suonare. Professore, risponda. Risponda! Se no impazzisco. Deve essere un interurbano. Risponda. Pronto? Sì. Chiedono di una certa Anita. E chi è? Chi la conosce? Pronto, chi parla? Chi era? Giuseppe Garibaldi. Da poco abbiamo forato la parete. 10 minuti abbondanti d'anticipo sulla tabella oraria. Meno male, sono proprio contento che il professore sarà contento di noi. Adesso abbiamo tutto il tempo di preparare l'esplosivo e alle 2 precise un bel bottolo. Senti una roba, eh? Che c'è? È dettagliata bene la pianta. Alla perfezione. Perché? Il gabinetto c'è. Che c'entra il gabinetto? E perché ho bisogno di andare al gabinetto? Mi fa incazzare quando parli così che ti darò un cazzotto. Pensa alle cose serie, guarda la pianta. Dunque. Segui la linea tratteggiata. Questa, vedi, porta allo scantinetto. E qui dove finiscono i trattini... C'è il gabinetto. C'è la cabina. Tu ci metti dentro la manina e ci togli la correndina. Ignorante, prendi il foglio, vai. Di corsa, vai. Questo, La parete è quasi sfondata, passo io per primo. Intanto preparate gli attrezzi. Preparate tutto, forza. Filo elettrico. Esplosivo lì. Esplosivo. Detonatore. Sento un rumore. Non c'è. E invece sono io che sento il rumore. Non sento niente. Hai sentito? Ho sentito pure io. Viene da là. Eppure mi sembra strano. Di là c'è la gioielleria. Beh. Come beh? Ma allora parlo cinese. Ti ho detto che di là c'è un impianto elettronico a cellule fotogeniche. C'è l'allarme. Se c'era qualcuno a quest'ora, sai il casino. Ma questa è acqua che scorre. Maria dell'Ingoronetta. E tu che fai qui? E non sarà la mia arte che trovai il gabinetto? Adesso vado a togliere la corrente. Ah sì, sporgiti un po'. Disgraziato. E così abbiamo sbagliato a fare il buco. Sono occhevoli a meri. Dunque, Franchetti, cerchiamo di non perdere la testa e di fare il punto della situazione. Tu sei il custode di questa villa. Ma quale custode? Non sei il custode? No, io sono il guardiano notturno. Ma è la stessa cosa. E prima non avevi mai avvertito questi fenomeni? No, mai niente, se non avvertivo qualcuno. Io ho paura di giorno degli spiriti, figuriamoci la notte. Franchetti, non parlare mai di spiriti! Perché si offendono? No, non esistono, sono superstizioni da donniciole.
e le quattro ruote a terra e le luci che si accendono e si spengono, il telefono senza filo, come la mettiamo, come la mettiamo? Infatti sto cercando una spiegazione razionale. C'è poco da spiegare. Quindi lasciami pensare, siediti. Sì. Ogni effetto ha la sua causa. Ogni effetto ha la sua causa, questo è certo. Anche se per ora mi sfugge il legame. Professore, a me sfugge la sedia. Non mi distrarre. Ogni effetto ha la sua causa. Ma qui la sedia si muove sempre. Ti vuoi stare zitto per piacere? Analizzando razionalmente il fenomeno, mi porta a una conclusione, che si tratta esclusivamente di suggestione psichica. Perciò, ma cosa stai facendo? Mi sono seduto. Ma senza sedia? Professore, professore, la sedia si muove, ci sono gli spiriti. Franchetti, smettila, non nominare più gli spiriti. Ma non l'ho visto io, sto cercando di risolvere questo fenomeno psichico. Ma io... Siedi là. Ma io... Pronto? C'è Giuseppe Mazzini in linea. C'è Giuseppe Mazzini in linea. Ci sono, si va. Franchetti! 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 Ci mancava anche questa. Ci vorrebbe un po' d'aceto. Sì, un po' d'aceto. E dove lo vado a prendere? Eccolo l'aceto, professore. Professore! Oh, grazie, è quello che ci voleva. Ma lei da dove viene? Dal cielo? Proprio non direi. Ma su, presto, soccorre il suo amico. Ah, sì, certo, certo. Su. Su. Il tele, il su. Tele, su. Il tele. Il tele. Un'altra volta. Laro! Su. Laro! La rossa! Oh, bevi, bevi! Ma cosa fai? Ma dov'è aceto? Brucia come il fuoco! No, è per rinvenire! C'è un fantasma rosso! Ma no, è una signora, è la tua salvatrice! È vera! Certo che è la vera! La posso toccare? Sì, che la puoi toccare! Mi dà la mano? Meglio di no! Sventi, sventi, un po' di animo! Sbrigatevi! Chi glielo dice a Pepe? Questi mi bocce di nuovo! 40 minuti esatti. Come 40 minuti? È di ritardo sua da bell'orario, no? Che cosa ti avevo detto incosciente? Torto non ne avevo, avevo parlato chiaro. A SGS, a sinistra guardando statua. Ecco un cordiale che la farà resuscitare. Su, su, beva, che le farà bene. Che cosa è? Ma è strega. No, sono la strega no. Non fare il maleducato e bevi. Non la voglio la strega, non la voglio, non la voglio. Non la voglio! Bevi! Però è un po' fortina! Sfido io che è forte, è strega originale! Pensi, fa resuscitare perfino i morti! I morti! No! I morti non li voglio vedere! Mandateli via! Adesso. Non li voglio! Me lo scusi, signora, quest'uomo, che poi è un mio alunno, alla sua età crede ancora nell'esistenza degli spiriti, sì, è vero. E dei fantasmi! Gli spiriti non esistono. Come si fa a crederci al giorno d'oggi? Hai sentito? Sono solo delle stupide, banali superstizioni. Sì, saranno banane come dice lei. Però io, il telefono, la luce che si spegne e si accende, le ruote, come la mettiamo? Che bei fiori. I fiori sono la mia passione. Prego. Che ha visto? Sono proprio stupendi. Che c'è? Ma quei fiori là? I fiori? Quelli sul caminetto. Ma erano ma io, secoli che ma, non li ricevevo. Che meraviglia. Sono proprio per me. Sì, appunto. Sicuro? I crisantemi sono i miei fiori preferiti. Ma, professore, chi ha portato i crisantemi? Veramente io li ho pagati per rose. E allora? Ma a che devo il piacere?
Oh, sciocco, permette? È professore Ingrassini, insegnante di italiano e latino. Sono passato qui per caso e mi sono permesso di fare una visita. Una visita? A me? A lui? A me. Perché lui abita qui? È il guardiano notturno, no? Scusi, perché ride? Ma mi sembra terribilmente assurdo pensare che in una villa sperduta come questa ci sia bisogno di un guardiano notturno, poi. Ah, è così, mi hai mentito. Ma quando mai, professore, non le dia retta. Franchetti, come ti permetti? La signora è la padrona. Ma quale padrona? La villa appartiene a un generale. E la signora è la moglie del generale. Ma vuole scherzare? Il generale ha 70 anni. Mi perdoni, mi perdoni. E la figlia? No. No. La nipote? Solo la bisnonna. La bisnonna. Sono la morta nel 1840. C'ha 200 anni. 200 anni. I fiori. Mamma mia! Professore, è permesso. Andiamo con la luce un'altra volta. Mamma mia. Di qua. Allora di qua, largo, vista! Di qua, c'è una motocicletta. Sai guidare? Certo. Metti in moto. Io so fare tutto. Non parte? Ingrana la marcia. Grazie. Franchetti! Quando è il ritardo? Un'ora, 18 minuti e 24 secondi, mannaggia la zozza. La zozza? Che sei, triestino? No, tu? De Monterlundo. Sbrighiamoci, che tardi. A Valle Lunga, sbrighati. Intanto io preparo il filo del detonatore, dai. Poveri noi, siamo rovinati. Abbiamo un ritardo incredibile. Dobbiamo far saltare la cassaforte a tempo di record, in 30 minuti precisi. Non basta? 20 minuti. Non basta? 10 minuti. Qui le istruzioni parlano chiaro. L'esplosione deve avvenire alle 2 precise. Io faccio le 2 meno qualche cosa. E noi lo facciamo in meno qualche cosa. Imbecille, in 30 secondi cosa fai saltare tu? Le motociclette. Io vado ad avvisare i motociclisti. Tu vai a staccare quella benedetta corrente. Allora ragazzi, pronti? Per 3 minuti esatti, a partire dall'1:59. Meno 5, 4, 3, 2, 1, via! Ma disgraziati, andate a fare sto casino da un'altra parte! Oh, date una carmata, eh! Fermi ragazzi, che c'è un contrordine! Aspettate! Oh! Ragazzi! Le 2:05. A quest'ora hanno già votato la cassaforte e fra poco escono con i gioielli. Bisogna rifare il rombolo, ragazzi. No. È ingessato un gol tra tempo. No. E che ci volete fare? Diciamo bene. Sì. Le 2:20, con il piano meticoloso che ha fatto tuo cognato, anche un ritardo di soli 10 minuti non può essere giustificato. Zitto! C'è sulla polizia! Ma che fai? Allora d'accordo alle 3, ce la fate in un'ora? Oh, strechetto, alle 3 precise c'è il botto. Ciao ragazzi, ok? Ma non è la polizia, lo vedi chi è? Qui, state ferma, lo vuoi? Mi arrendo. Ma che arrendo, so Gino. Mi hai fatto prendere un colpo, Questo botto dovevamo farlo alle 2, che è successo? Oh, niente, tutto a posto, tutto regolare. E allora? Solo che c'è stato un piccolo contrattempo, una sciocchezza. Gesù. E che se me la chiamano una sciocchezza? Avete sbagliato parete. Dato un po' che me la demolite sta scuola. C'è stato un buco invertito. E voi volete essere promossi? Ce lo sa il professore. Avanti, muovetevi! Recuperate qua! Sì, recuperare! Senti un po', tu non dovevi levare la corrente. E come facevo a togliere la corrente se non ho trovato la scala per scendere? Maria benedetta dell'Immacolata, ti ho data la carta. Non ti ricordi che era tutto tratteggiato sopra? Ma guarda che la pianta io l'avevo data a te. A me? Io l'ho data a te. Guardati bene in testa, guarda. Sta pianta sì, però, scusami, è l'emozione... Qui c'è il giornale. E c'è il giornale qui, la pianta... Ma insomma, sta pianta che ne hai fatta? La si mangiata? No. Peggio. Come peggio? C'è andato al gabinetto. Dunque lui è andato al gabinetto? Sì. Con la pianta? Con la pianta.
La pianta igienica. Mancano 2 secondi. Ecco, sono le 3 precise. Forza, ragazzi! Ma che ci rifamo un'altra volta? Mo' chiamo la polizia! E va a dormire! Vattene! Ragazzi, aspettate! Aspettate, zittetevi! Ingessate un altro contrattempo, un altro indoppolo. Bisogna rimandare tutto di un'ora. Ma non è possibile, un'altra volta. Che vuoi? Ammazza organizzazione. Tu stai calmo e non parlo spiritoso, eh? Alle 4 precise in bordo, mi raccomando. Via, via! Via, di corsa! E gira con la torcia, fammi un poco di luce. Sì, sì. Ecco qua. Attaccate il filo al detonatore, ma svelti. Hai visto, con un po' di calma si fa tutto. Perfetto. Muoviamoci, che sono quasi le 4. Via. Gimma, Ambresso, dammi una mano, ecco. Sono le 4, facciamo il bottolo? Bisogna aspettare la motocicletta, no? Ah, allora aspettiamo. No, che fai? Vuoi scoppiare pure tu con la cassaforte? Vabbè, vabbè, oh, la meno. Le 4 e 2 minuti. Io lo conosco, il professore. Quello poi è capace che se la piglia con noi. E mica è colpa nostra se queste bevono come spugne, scusa. E ci hanno mandato avanti e indietro tutta la notte, a benzina finisce. I benzinari fino alle 7 non aprono. Non aprono? Sei sicuro? Sì. Andiamo bene. Sono le 4:15 e non si vede nessuno. Dov'è che caspita sono andato a finire, porca miseria? Però, ste vecchie motociclette vanno ancora bene. Quanti chilometri ha fatto? 70 chilometri questa notte. Quasi tutti a spinta. Ma no. Scusate, vado a telefonare. Sì, sì, vada. Pronto? Hai avuto notizie? Ma come non hai avuto notizie? Dovevano finire tutto per le 2. Va bene. Mi scusi, professore, ma è poco delicato ascoltare quello che uno dice. Franchetti, ti ricordo che sono il tuo insegnante e devi parlarmi chiaro. Questa faccenda del guardiano notturno non mi convince tanto. Professore, lei deve stare tranquillo. Se ne vuole andare, io devo parlare. Mi scusi. Gino è tornato. Nemmeno Bruna. Ma non è possibile. Ti dico che non si è fatto vivo nessuno. Non mi sono mossa dal telefono. Ciao. Paghi lei, professore, dopo faremo i conti. Che pago? So 3.000, dottor. Franchetti! Oh, vai, e qua, risordi, oh! Fermati! Ma tutti ladri, ma io ve denuncio! Ma guarda, sì, che roba, roba da matti! La targa Roma 1497. E mo telefoniamo alla polizia e vediamo come va a finire sta storia, ma guarda, sì, che roba. Roma 1497. Esatto, sono io il proprietario. No, io non vado più in motocicletta da molto tempo. Evidentemente ho patito un furto. D'accordo, commissario, sporgerò denuncia. Contro ignoti per ora. Buongiorno. Stanotte non è rientrato il professor Ingrassini. Gliele faccio io le pulizie. Infatti, questa mattina, quando sono andata a casa sua, il letto era intatto. E passa molte notti fuori casa? Qua? Guardi, sta arrivando. Lo chieda a lui direttamente. Silenzio, eh? Non dubiti, signore. Mi raccomando. Professore, siamo arrivati a casa sua, scenda. Mi dispiace, ma io non mi muovo. Perché? Perché il tuo comportamento mi dice che c'è qualcosa sotto, perciò esigo una spiegazione. Ma quale spiegazione? Io devo andare a dormire. Vai pure, io vengo con te. Va bene. Sì, continua, Pecorelli, ti ascolto. Hai preso il numero della targa? Bravo, bravo. Sì, sì, detta pure. Roma 1497. Solo 4 cifre? Deve essere proprio una motocicletta vecchissima. Signor commissario, è quella che hanno rubato al generale. Ah. No, ho detto solo A. Va bene, siamo sulla buona pista. Cerchiamo di ragionare. Ingrassini va in una villa a rubare una moto che è un pezzo di antiquariato, quando in città di motociclette moderne e potenti ce ne sono a migliaia. Pure troppe? Stanotte mi hanno svegliato più di una volta certi disgraziati sotto casa mia con gli scappamenti aperti. Anzi, sarebbe il caso di mandare a sentire che è successo stanotte in via Leopardi. Via Leopardi, hai detto? Via Leopardi. Brigadiere, ti ricorda niente via Leopardi? Ah, sì, sì. Oh, Ferdi, chi è?
disgraziata, a quest'ora mi presentate. Che vi siete addormentati? È colpa vostra, a forza di girare è finita la benzina. E che facciamo? Rimandiamo? Che rimandiamo? Oggi è domenica, la gioielleria è chiusa e il coppa si fa lo stesso, no? Oh, mi raccomando, alle 9 precise il rombolo. Il rombolo? Il rumore. Sì, ma che dirà il professore di tutto questo ritardo? Se lo scopre, vedi per che per carità, non me lo dire, io già sono ripetente. Se mi boccia anche adesso, lo viene a sapere Pepe. Pepe? Mio padre, quel mi caccia di casa, mi manda a lavorare, capito? Oh, mi raccomando, non di far vedere al professore. Ciao. Oddio, professore. Ehi, Griggio! Oh, disgraziato, ma guarda che... Ma guarda là, attento a quel carrettino! Fermatemi, voi! Ragazzi, e noi non vogliamo perdere, che ce ne importa! Ragazzi, ragazzi, c'è il professore! Non facciamoci vedere, forza, via! Un pollo! Veda se c'è l'uovo! Franchetti, esigo una spiegazione! Dopo le spiego! La esigo subito! Zitto! Lo dirò al preside! Lo dica a chi vuole! Ecco Cricchio! Ma chi è questo Cricchio? Il fratello di Crocchi! Cricchio, fermati! Ma che cosa vuole? Non lo so. Ma cosa è venuto a fare? Se vuole magari la cosa, una funzione, roba da merda! E fatemi scendere! Attento! Oh, se fregate il Zidegar, fermatevi! Fermatevi! Attento! Attento a quel prete! Mamma mia! Troppo tardi, l'abbiamo caricato con noi! Gli domandi cosa ne pensa del divorzio. Mi scusi, cosa ne pensa? Ma cosa mi fai dire? Dai, ragazzi, fermatevi! Fermatevi! Io devo andare in canonica, pensate alla vostra salute! Aiuto! 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 Ista! Ista! Ma scema, ma che paga non ce l'avevo di dire! Ma roba da matti! Fatemi vedere la strada! Meno male, finalmente liberi! Frena, frena! Professore, le do una cattiva notizia, i freni si sono rotti! Frena lo stesso! E come faccio? Volere e potere! Attento a quella macchina! Avvedriniamo! Oh, ma che è successo? Non ti distrarre, mancano pochi secondi. A che ora? Alle 9. Ecco il rombolo, sono loro. Spara! Spera! Spariamo! Speriamo! Che succede? Siamo caduti nell'Aus! Concentrazione, dolcezza, mano morbida alla Rubinstein, come se suonassi il pianoforte, adagio, introduzione, estrazione, e no! Ingrassini! Io ti boccio! Mano morbida! Para.